Oggi parliamo di angina stabile. Nelle ultime decadi il trattamento delle sindromi coronariche acute ha polarizzato l'interesse della cardiologia. Nonostante questo, i dati della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, o meglio del suo database nazionale, ci dicono che circa un terzo dei pazienti che vengono sottoposti a rivascolarizzazione coronarica transcatetere sono pazienti con cardiopatia ischemica stabile. In effetti, nonostante la forte innovazione tecnologica e farmacologica, un particolare sottogruppo di pazienti affetti da questa sindrome purtroppo non risponde a quelle che sono le comuni terapie farmacologiche e di rivascolarizzazione sia chirurgica che transcatetere. Parliamo dell'angina refrattaria. L'angina refrattaria, noi sappiamo che è una famiglia all'interno della grande famiglia delle angine. In verità sappiamo che questa famiglia include tipologie di pazienti anche molto diverse tra di loro. Sono pazienti con malattia coronarica multivasale che hanno ricevuto molteplici interventi di rivascolarizzazione, sono pazienti che hanno cardiopatia con disfunzione ventricolare sinistra, sono pazienti che hanno angina nonostante l'assenza alla coronarografia di lesioni sui principali rami epicardici. Quindi parliamo di un'entità molto particolare, anche non semplice da inquadrare dal punto di vista fisiopatologico e dal punto di vista anche del trattamento. Abbiamo l'opportunità di approfondire questa tematica con due grandi cardiologi, due esperti di questo settore. Fabrizio Oliva, direttore della struttura complessa di cardiologia 1 ed emodinamica e di unità di cura intensiva cardiologiche del Cardio Center di De Gasperis in Guarda di Milano, e Marco Contarini, direttore della cardiologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa e anche delegato della regione Sicilia per il Cise. Fabrizio, l'epidemiologia dell'angina refrattaria è un problema per il cardiologo clinico? E se sì, in che termini? Cioè, qual è l'impatto di questa entità nosologica in quella che è la tua pratica clinica e nei pazienti che visiti tutti i giorni nei tuoi ambulatori? Grazie Sergio e grazie per il coinvolgimento in un tema che è di personale interesse e ritengo in divenire perché, come tu forse hai già accennato, riguarda un numero non trascurabile di pazienti. L'angina cronica è già un problema in generale perché ha una prevalenza non bassa, soprattutto nel paziente che va dai 60 agli 80 anni, dove raggiungiamo delle percentuali che sono di poco inferiore al 15%, ma quello che noi andiamo a registrare nella nostra pratica clinica è che abbiamo un 20-30% di pazienti con angina, che continua ad essere presente, non ha una coronaropatia di tipo ostruttivo, e abbiamo un 6 fino al 12% di pazienti i quali hanno angina, hanno test di ischemia, non è possibile rivascolarizzarli. E quindi, quando noi andiamo a parlare anche di un centro che ha un 1500 procedure all'anno, un cath lab con questi numeri, andiamo a parlare di un numero che per noi è intorno variabile tra i 90 e i 180 pazienti all'anno. Quindi è un problema che da un punto di vista quantitativo noi avvertiamo, noi clinici. È un problema che, come dicevo, è in crescita, indubbiamente, anche per il prolungamento dell'età media della popolazione di cardiopatici, ma io credo, debba essere sottolineato un problema quotidiano per quanto riguarda la qualità della vita, perché questi pazienti hanno angina che persiste, che è refrattaria, come dice la definizione stessa, ed è anche una popolazione di pazienti con una grossa limitazione funzionale. Questi pazienti accedono ripetutamente a visite ambulatoriali, ma spesso accedono al pronto soccorso, spesso vengono anche ospedalizzati e vanno incontro a ripetute procedure diagnostiche, non solo non invasive, a volte anche ripetute esami angiografici. Quindi credo che questo sia sicuramente un problema per quanto riguarda noi cardiologi clinici ed è un problema anche in divenire. Grazie. Sulla tua esperienza e su quelli che sono i dati riportati in letteratura, come hai giustamente detto tu, parliamo di un'entità nosologica che raccoglie in realtà una famiglia di quadri all'interno. Quali sono i quadri che più comunemente si presentano alla tua osservazione nella pratica clinica quotidiana?
Ah, devo dirti che personalmente il quadro più frequente è sicuramente quello di un paziente che ha una malattia coronarica cronica ostruttiva, che è andato incontro a ripetute rivascolarizzazioni che possono essere sia di tipo percutaneo sia di tipo chirurgico e che sono resistenti ai vari step farmacologici, di cui credo poi parleremo successivamente. E che noi poniamo in atto. Però non sono nemmeno trascurabili i numeri per quanto riguarda pazienti che hanno un'angina microvascolare, che quindi necessitano di una diagnosi adeguata, escludendo quello che è una malattia dei vasi epicardici ed andando chiaramente a testare quella che è la microcircolazione e la disregolazione arteriolare, e poi c'è anche la quota di pazienti con angina vasospastica. Quindi si può presentare l'angina refrattaria in vari contesti clinici e tutti sono impegnativi per quanto riguarda la gestione per noi clinici. Recentemente la Doxa Pharma ha condotto un'indagine intervistando 120 cardiologi della regione Lombardia, sono cardiologi clinici ambulatoriali, in merito alla questione dei pazienti affetti da angina cronica refrattaria. Io vorrei condividere con voi questo video, poi lo commentiamo, perché dà uno spaccato di quello che è il real world, di quello che è la pratica clinica quotidiana che molti dei nostri colleghi, soprattutto chi lavora al di fuori di strutture ospedaliere, si trova a dover affrontare. Secondo una ricerca condotta da Doxa Pharma nel settembre 2019 con focus in Lombardia, è emerso che la quasi totalità dei cardiologi ambulatoriali, il 96%, ha in cura dei pazienti che soffrono di angina refrattaria. Nonostante il loro numero sia abbastanza ridotto per singolo specialista, circa il 3% sul totale dei pazienti in carico, la gestione clinica dei pazienti con angina refrattaria presenta severe problematicità impattanti non solo l'attività ambulatoriale, ma anche la qualità di vita dei pazienti e l'assorbimento di risorse sanitarie. Si pensi che i pazienti con angina refrattaria si sono sottoposti mediamente ad una visita al mese negli ultimi 6 mesi. Il 35% ha avuto necessità di una rivalutazione del trattamento e il 27% ha subito riospedalizzazioni legate a questa patologia. Dai dati raccolti emerge che il 40% dei clinici tratta i pazienti solo con farmaci, il 10% solo con trattamenti non farmacologici e il 49% associa entrambi i trattamenti farmacologici e non. Per un paziente su due, il cardiologo non è soddisfatto del risultato che la terapia adottata produce, ma ad un paziente su quattro non sono proposti trattamenti non farmacologici previsti dalle linee guida ESC. La qualità di vita dei pazienti è percepita fortemente condizionata, rappresentando una difficoltà evidente per il clinico che non trova spesso risposte adeguate alle aspettative sue e dei pazienti in carico. La ricerca di Doxa Pharma è stata condotta attraverso interviste KWCATI con questionario semistrutturato su 120 cardiologi clinici che svolgono attività ambulatoriale su tutto il territorio lombardo, includendo strutture di piccole e di grandi dimensioni, ospedaliere, territoriali, pubbliche o private. È significativo evidenziare che oltre il 60% dei clinici conosce Reducer e di questi l'80% sa che Reducer è indicato dalle nuove linee guida ESC, riconoscendolo come il più innovativo per la cura dell'angina refrattaria. Ne consegue inoltre che 3 clinici su 4 vorrebbero inviare i pazienti nei centri dove viene utilizzato Reducer e 8 clinici su 10 hanno espresso interesse a partecipare a corsi formativi sul tema. In un contesto in cui tutti i soggetti coinvolti esprimono un basso livello di soddisfazione per le soluzioni adottate finora, le nuove linee guida indicano che un cambio di mindset è possibile attraverso l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative, che possano innescare un circolo virtuoso con benefici per l'intero sistema sanitario, per i clinici, i decisori e soprattutto i pazienti. Bene, abbiamo visto questo interessante filmato, chiedo a voi un commento sul filmato e in particolare vorrei mettere a fuoco il fatto che l'angina refrattaria, che ha sicuramente un impatto importante sulla prognosi, anche se qui la letteratura è un po' divisa,
Ma certamente quello che ciò che è colto più direttamente dal paziente è la sua non buona qualità di vita, cioè quanto l'angina condiziona la sua qualità di vita. Dall'altro lato c'è un aspetto che riguarda più il mondo della sanità che, come ha già accennato Fabrizio prima, porta a un consumo di risorse in termini di accessi ambulatoriali, ricoveri ospedalieri, procedure eseguite dallo stesso paziente, con risultati in termini di contenimento quantomeno del sintomo, spesso modesti, e una sensazione di frustrazione da parte del medico. Quindi vorrei un commento prima da Fabrizio e poi da Marco, sia sul filmato che su questa mia considerazione. Sì, Sergio, beh, credo che questo filmato innanzitutto confermi che il problema esiste e che non è un problema assolutamente trascurabile, e il fatto che c'è un livello di bassa soddisfazione, di insoddisfazione per quanto riguarda il paziente che ha ripetuti sintomi di angina, ha una bassa qualità della vita, ha una limitazione funzionale importante, ma ha una bassa soddisfazione anche da parte dei clinici che sono un pochino frustrati quando non riescono a trovare una terapia. Soprattutto noi cardiologi siamo abituati a risolvere molto rapidamente le situazioni. Trovarci di fronte a un problema cronico che recidiva non ci rende, direi, tranquilli. E poi chiaramente un incremento che è evidente di accessi, come dicevo precedentemente, al pronto soccorso, alle attività ambulatoriali. Quindi, io credo che emerge anche da questo filmato il fatto che può essere importante avere a disposizione, come in tutte le aree grigie, io credo, della medicina e della chirurgia, delle innovazioni dal punto di vista tecnico e tecnologico che possono essere utilizzate. E in questo filmato sicuramente i cardiologi ambulatoriali lombardi, e ripeto, è un numero sicuramente congruo, una casistica adeguata, sono 120 cardiologi ambulatoriali intervistati, emerge che sono molto disponibili, vogliono sapere di più sulla nuova tecnologia e sono disponibili a un collegamento con CatLab che si occupino della tematica per inviare i pazienti. Quindi io credo che sia un filmato da cui emerge per tutti noi, sia per il cardiologo clinico che per il cardiologo interventista, una prospettiva interessante. Sì, certamente c'è la necessità di coprire un'area non attualmente coperta dai trattamenti sia farmacologici che di rivascolarizzazione che sono a disposizione nostra. E quindi il desiderio di soddisfare la necessità di salute di una quota di pazienti che non è grande, ma è comunque rilevante. Marco, il tuo punto di vista sul filmato e su quello che è lo scenario del paziente con sindrome coronarica acuta, scusa, stabile, refrattaria. Buongiorno a tutti. Io dico, Fabrizio è stato piuttosto esaustivo. Vorrei solo aggiungere, ossia a completamento di quello che dell'analisi di Fabrizio, del video, che fondamentalmente richiama quelli che sono poi, quindi questa cosa è stata anche dimostrata con i due studi europei sulla percezione da una parte dei medici verso questa categoria di pazienti e la percezione che invece hanno i pazienti della loro stessa angina. E quindi va a conferma che esiste una percentuale, devo dire, enorme di medici che sottovaluta questa sintomologia, questi pazienti, forse perché pensa di aver fatto tutto il massimo giusto per quel paziente, e dall'altro ci sono pazienti che riducono molto la denuncia dei loro sintomi. Questo è fondamentalmente quello che volevo aggiungere. Ascolta Marco, ti parlo in qualità di cardiologo interventista, quindi tu hai una visione del problema che naturalmente è legato alla tua esperienza, al tuo background culturale. Per fare questa considerazione, negli ultimi 15-20 anni, come ho accennato nella mia parte introduttiva, noi abbiamo fatto uno sforzo notevole per dedicarci alle sindrome coronariche acute. Sindrome coronariche acute che hanno richiesto uno sforzo anche organizzativo notevole.
Siamo stati ripagati in maniera eccellente da questo sforzo, perché abbiamo modificato l'outcome dell'infarto acuto, della sindrome coronarica acuta, in particolare di quella ST sopra. Nonostante questo, sulle 160.000 angioplastiche coronariche che vengono fatte in Italia negli ultimi due o tre anni, ogni anno, quello dedicato alle sindrome coronariche non acute, quindi grande mondo dell'angina stabile, circa 38.000-40.000 pazienti. Quindi la domanda che ti faccio è: quanto pesa il trattamento dell'angina stabile nei nostri laboratori di emodinamica, e in particolare quella sottoquota a cui faceva riferimento Fabrizio prima, dei pazienti che poi non rispondono nonostante al trattamento di vascolarizzazione efficace? Questo, parliamo di numeri notevoli, no? Come tu accennavi, noi siamo stati ben preparati, cioè ci siamo ben preparati, abbiamo costruito queste reti in tempo dipendenti, la rete del vivo sostanzialmente, per cui il paziente viene incanalato in un percorso diagnostico rapido, anche nel decisionismo di quando e come approcciare quel paziente. Diversamente, su una quota appunto, come dicevi tu, non indifferenti di pazienti, che sono tutta quella fetta di pazienti stabili, circa il 30%, quindi numeri notevoli, non abbiamo, come dire, dei comportamenti forse univoci, e questo è forse il vero tallone d'Achille. Probabilmente quindi molti di questi pazienti vengono trattati, ma non è tanto quelli che vengono trattati, quelli che non vengono trattati, per cui non seguono poi un percorso, a mio avviso, adeguato, quello che poi è la denuncia epidemiologica di cui ha parlato Fabrizio. Cioè questi pazienti molte volte vengono approcciati in maniera invasiva, viene fatta l'ennesima coronarografia, viene appurato così devisus o con sistemi un po' più oggi che si dovrebbero utilizzare, quali l'imaging intracoronario, con le prove funzionali legate solo all'FFR o all'IFR, per cui poi vengono etichettati come pazienti che sostanzialmente non hanno una patologia di interesse nostro, cioè non hanno una patologia più da rivascolarizzare. E allora è questo, è il destino di questi pazienti, cosa fa? Perché viene poi dimesso, quindi poi passa ad un territorio che, come denunciava prima Fabrizio, possibilmente non è adeguatamente organizzato. Quindi questo paziente, come per esempio lo scompenso, non seguirà un percorso ben preciso. Come dire, si dovrebbero standardizzare degli step, vedere se la terapia, ad esempio, medica è già stata ottimizzata, e quindi magari conoscere, quindi proporre altri tipi di indicazione, come quello che è maggiorato dalla nostra, qui dal nostro seminario, che sono delle indicazioni di procedure interventistiche. Grazie. Allora cerchiamo di fare il punto su quello che sono le nostre armi per il trattamento dell'angina refrattaria, cioè le terapie disponibili oggi sulla base di quelle che sono le linee guida. Fabrizio, il ruolo è sicuramente, probabilmente, il ruolo principale del trattamento farmacologico. Indubbiamente il ruolo del trattamento farmacologico è importante, anche se nella definizione stessa di angina refrattaria abbiamo concluso quelle che sono le armi a disposizione. Però è importante ovviamente che noi abbiamo provato tutto quello che abbiamo nel nostro armamentario. Quindi, come ci dicono le linee guida, abbiamo un trattamento possibile standard, e sicuramente il primo step può essere costituito o da un beta bloccante o da un calcio antagonista. In un secondo step andiamo ad associare questi farmaci noti per la cura dell'angina, e sempre nel trattamento standard noi andiamo di solito poi eventualmente ad utilizzare farmaci di seconda fascia, come possono essere rivabradina, come può essere la ranolazina, come possono essere i nitrati. Un punto che io ritengo molto importante, col quale ovviamente ci confrontiamo quotidianamente, è l'individualizzazione del trattamento, che vale per tutti i pazienti, ma ancora di più nel paziente con angina refrattaria, a cui il clinico deve prestare grande attenzione. Non c'è spesso la possibilità di applicare un trattamento standard. C'è un paziente che può avere una frequenza cardiaca più bassa, c'è un paziente che può avere una frequenza cardiaca più alta, c'è il paziente
con disfunzione ventricolare sinistra, cioè il paziente che tende ad avere una pressione bassa, e quindi è chiaro che questo vuol dire andare a modulare nel singolo paziente la terapia farmacologica con quelle armi che vi ho detto, tenendo anche conto poi, come abbiamo accennato, che spesso comunque ci può essere un quadro di angina microvascolare, e quindi anche lì, dopo averla accertata con gli esami diagnostici adeguati, possiamo pensare non solo al trattamento con beta bloccante, ma anche al trattamento con ACE inibitore, oltre a dei trattamenti di fondo, che ovviamente sui quali non mi dilungo, che sono il trattamento antidislipidemico quando è indicato, e quelli che sono i trattamenti antitrombotici. Quindi lo scenario delle terapie è uno scenario che noi cardiologi ben conosciamo, che è molteplice. Io credo che in questi soggetti in particolare, ribadisco, sia importante un'individualizzazione, una tailor therapy, che può portare al, se non risoluzione, a ridurre i sintomi. È chiaro che non infrequentemente i farmaci non sono sufficienti, quindi credo che Marco ci racconterà quello che è possibile fare oltre ai farmaci. E grazie Fabrizio. In effetti sicuramente la terapia medica e il trattamento farmacologico è lo step più importante nel trattamento dell'angina refrattaria. Nonostante questo, come hai accennato tu, una quota di pazienti non risponde neanche alla terapia medico ottimale e personalizzata. Marco, quali sono le strategie alternative che abbiamo on top al trattamento farmacologico, se questo non è efficace o non completamente efficace? Allora, quelle diciamo annoverate nelle linee guida sono questa famosa contropulsazione periferica, a mio avviso è anche poco praticabile, perché questo gonfiaggio selettivo negli arti inferiori che dovrebbe incrementare il ritorno venoso e migliorare, avvale poi la perfusione coronaria. E poi fondamentalmente quello che si è creato sulla neuromodulazione, quella percutanea, quella vagale, ma diciamo che e poi ce n'è un'altra un po' faraginosissima, che è quella di creare dei microfori col laser. Tutto questo ha portato, a delle evidenze veramente scarse, e quindi viene fuori oggi, anche se con un'evidenza 2B, questo trattamento del seno coronario. E quindi potrei dire che fondamentalmente, a mio avviso, oggi quello che più si può prendere come diciamo ultimo step on top, on top alla terapia farmacologica, fondamentalmente rimane il trattamento del seno coronario. Sì, hai citato il Neovasc Reducer, di fatto questa tecnica che si basa su un concetto vecchio, ma che solo recentemente ha visto la possibilità di essere applicato grazie all'innovazione tecnologica, alla disponibilità di tecnologie transcatetere più moderne, più semplici da utilizzare. Poteste entrare un po' più nel dettaglio del meccanismo di funzionamento, cioè com'è che questo dispositivo, questo device, dovrebbe alleviare l'angina in un paziente che non risponde alla terapia medica? Allora, tutto questo parte da una esperienza di numerosissimi anni fa, nel 55, appunto Claude Bacon, cardiochirurgo americano, attraverso questa plastica chirurgica del seno coronarico, pensò e ottenne in effetti di incrementare a monte il flusso coronario. Allora si faceva nelle forme acute, quindi ridurre l'area ischemica. No, lui non faceva altro che un intervento, quindi open, di mettere uno specillo proprio su cui legava il seno coronario e creava al centro del seno coronario, poco dopo l'ostio in atrio destro, un restringimento che dava una riduzione di calibro fino a 3 mm circa. Questo studio, questa prova che fece Claude su un modello animale, poi fu portata sul vivo, e quindi fu fatto uno studio su 185 pazienti che in effetti dimostrò una riduzione dei sintomi e dell'aria infartuale. Da qui l'idea appunto di fare questa plastica del seno coronario in maniera meno invasiva, e quindi percutanea.
In realtà, qual è il meccanismo che il reducer vuole riportare come Claude fece chirurgicamente? Incrementare, cioè nell'ischemia, diciamo, refrattaria, vi è una riduzione di flusso importante, soprattutto negli stati subendocardici. E quindi incrementando la pressione nel seno coronario, quindi riducendo, fra virgolette, lo sfogo, il drenaggio venoso, si ha una pressione maggiore negli stati subendocardici, e questo poi si porta anche negli stati sottoendocardici. E questo dovrebbe ridurre appunto l'ischemia, che poi si nota negli studi. Il reducer non è altro che poi una grossa maglia, un grosso stent, noi siamo abituati agli stent, in realtà senza saldature, quindi un filo che crea questa rete tubolare a forma di clessidra, che viene rilasciato appunto all'interno del seno coronario, e quindi è fatto per, diciamo, diametri molto ampi, da 9,5 mm a 13 mm, e crea questo restringimento al centro del suo scaffold. E crea per cui questo e crea quindi questo aumento della pressione del seno coronario, aumentando quindi teoricamente la perfusione degli stati subendocardici. In realtà, se vedete le diapositive, la landing zone è sempre un po' la stessa, e poco dopo, un centimetro e mezzo circa dopo l'ostio del seno coronarico, e viene posizionato questo stent. Questo stent a clessidra in realtà non è lo stent a clessidra, ma lo è il pallone che ha una diversa diametro nel suo segmento prossimale e nel suo segmento prossimale. Quindi, gonfiando il pallone, è lui che dà questa forma di clessidra, e qui lo vediamo nel particolare, dà questa forma di clessidra allo stento, dove la sezione distale ovviamente sarà più piccola e l'edge prossimale sarà più grande, conformandosi quindi ad un seno coronarico che aumenta man mano la sua dimensione. E al centro avrà questo cosiddetto neck, che è il famoso restringimento che Claude creava chirurgicamente. E a questo punto dovrebbe partire, vediamo questo filmato. In a patient suffering from refractory angina, certain areas of their heart muscle do not receive an adequate flow of oxygenated blood due to advanced obstructive coronary artery disease in the arteries that feed these areas. This is called ischemia and often causes the patient to suffer severe chest pain at rest or when undertaking everyday activities. Usually, these patients are treated with medications, balloon angioplasty and stent implantation, or coronary artery bypass surgery. In many cases, these treatment approaches fail over time. These patients now suffer from angina chest pain, which is refractory to all available therapies. There are no effective clinical options currently available to treat these patients. Neovasc's Reducer is a new device intended to provide relief of angina pain and myocardial ischemia. The Reducer is implanted in the coronary sinus, the large vein that drains the blood from the heart muscle. The Reducer works by modulating the outflow of blood from the heart muscle in order to redistribute flow in territories with poor blood supply. The procedure is done under local anesthesia using a catheter inserted through a small needle puncture in the jugular vein and takes approximately 20 minutes to complete. The patient can be discharged the same day. The Reducer creates a slight increase in back pressure in the coronary sinus and in the small blood vessels of the heart. This back pressure improves blood flow into areas of the heart that are ischemic and allows more oxygenated blood to reach these affected areas. Restoration of blood flow to these areas has been shown to provide relief of symptoms in refractory angina patients and significantly improves their exercise tolerance and quality of life. Neovasc Reducer, providing a new treatment option for refractory angina patients. Marco, tutto questo è estremamente interessante. Probabilmente i nostri colleghi cardiologi non esperti di cardiologia interventistica, sono interessati a sapere qualche cosa di più della procedura, cioè dovranno proporre al loro paziente una procedura interventistica, quindi dovranno sapere se è una procedura in anestesia locale o in anestesia generale,
quanto è importante l'accesso vascolare, se è qualcosa che richiede un ricovero lungo o meno. Hai delle immagini di laboratorio che ci possano aiutare a capire meglio quello che è il setting e quello che sono i vari step della procedura? Allora, qui si vede su questa diapositiva un disegno di come ci organizziamo in sala di emodinamica. Ovvio che non è l'approccio consueto, giusto? Perché l'accesso vascolare più utilizzato per facilitare poi il nostro ingresso in seno coronario è quella giugulare di destra. Quindi si fa ruotare leggermente il capo del paziente. Un piccolo accenno alla puntura della giugulare. Oggi, devo dire, anche nella mia esperienza, io giugulare non le prendevo da tanti anni, quindi quando poi ho riapprocciato a questa tecnica mi sono avvalso dell'ecografia e consiglio a tutti questo modo di agire, perché oggi l'approccio vascolare guidato dall'ecografia è safe, soprattutto poi in questi vasi che sono molto superficiali. Voglio dire, chi ha un po' più di destrezza lo può fare anche da solo, chi lo è un po' di meno, lo stesso operatore che magari ti gestisce la tastiera dell'ecografo ti gestisce la sonda. Quindi a mio avviso si può pungere facilmente quindi la giugulare e farla anche con un sistema tipo classico percutaneo che usiamo per prendere anche una femorale, per cui si cannula, si può mettere inizialmente così un semplice induttore corto di 11 cm di 6 frecce ad esempio. A questo punto si allontana appunto l'ecografo e si inizia la procedura. Fondamentalmente la procedura non è altro quella di scendere giù dalla giugulare in atrio destro con vari tipi di cateteri diagnostici, perché alla fine non serve altro se non poi inserire all'interno di questi una semplice guida da 0035. Per cui generalmente si parte con un multiuso, un multipurpose. Se non si riesce a cannulare e si cerca, vedete come sono messi a punto, anche si spostano tutti i monitor, perché ovviamente il primo operatore è dalla parte della testa del paziente, quindi non potrebbe se no vedere bene ciò che fa. A questo punto cerca di cannulare il seno coronario. Devo dire che onestamente il secondo catetere utilizzato in caso di difficoltà è l'amplas classico, L1, L2. Devo dire onestamente che io, per quella piccola esperienza che ho, vorrei utilizzare subito l'amplas L1, perché in realtà poi la forma che ha l'amplas L1 ti pone il beccuccio, la tip, direttamente dentro in maniera estremamente semplice all'interno dell'osso del seno coronario. Diciamo che chi insegna questa tecnica te lo dà come secondo catetere da utilizzare, solo perché poi nella navigazione all'interno del seno coronarico l'amplas rispetto al multiuso, che quasi quasi ha la forma stessa del seno coronarico, potrebbe essere un po' più, come dire, fra virgolette pericoloso, ma in realtà poi un catetere bene disteso dalla guida, in realtà facendo piccoli movimenti, in realtà riesce a navigare senza particolari difficoltà e senza fare, diciamo, avere delle complicanze particolari. Quindi fondamentalmente si cerca in obliqua a sinistra il seno coronarico, una volta cannulato si spinge una semplice guida 0,35 tefronata e si cerca di portarla verso la periferia del primo tratto di tutto il seno coronario, poi fino a là dove ci sono l'affluenza della vena magna. E dopodiché, raggiunta questa periferia, diciamo, si inserisce fino in fondo anche il catetere diagnostico. Si fa una breve angiografia, dopodiché si scambia con una guida un po' più performante, quale potrà essere la SupraCort, una guida che distalmente è floppy, ma ha un supporto per poi introdurre definitivamente l'introduttore da 9 French del nostro reducer. Qui si vede come il reducer in fase di chiusura e in fase di apertura. Esistono questo stent crimpato tra due marker, uno distale e uno prossimale. Vi è un terzo marker, vedete qua, che serve a far capire all'operatore quando
fa l'ascitole, quando appunto sguaina, perché in realtà il movimento è sguainare questo catetere guida e esporre il device all'interno del seno coronario. Per la facilità di tutto questo abbiamo solo una misura, in realtà, perché come dicevo prima è il pallone che crea, la clessidra del pallone che crea i due diametri distale e prossimale di questo grosso stent. Vedete qui infatti le pressioni a cui portarlo per determinare determinati diametri. Questo è uno spaccato di procedura. Vedete qui già abbiamo levato la guida teflonata, questo è un multiuso, si fa un'iniezione, si osserva interamente il seno coronario andando a scegliere la landing zone. La landing zone è sempre fondamentalmente la stessa, ecco perché abbiamo una semplice misura ed è a un centimetro e mezzo circa, due massimo, dall'osseo del seno coronario di Natalesto. Ed è in questa zona dove non vi sono ritorni venosi, perché dobbiamo dire anche come Tip & Tricks che i ritorni venosi non facilitano la riendotelizzazione di questo stent. Quindi se noi posizioniamo lo stent laddove c'è un ritorno venoso, potremmo avere difficoltà nella riendotelizzazione dello stent. Tant'è vero che una delle classiche vene della parete inferiore del cuore, che a volte sbocca vicino all'osteo, bisogna appunto stare attenti a non coinvolgerla in questo stentaggio. Grazie, estremamente interessante e complimenti per queste belle immagini. Abbiamo capito da quello che ci hai illustrato prima che il razionale sul quale si basa è convincente, è una tecnica applicabile in tutti i laboratori, quindi una procedura sicura. Nel nostro lavorare quotidiano però noi basiamo le nostre decisioni su dei dati. Quali dati ci sono in letteratura a supporto che questa terapia sia efficace? Cioè cos'è che ci convince o che fa convincere i nostri colleghi che si occupano di cardiologia clinica che proporre questo tipo di terapia può essere un affare per il loro paziente? I lavori scientifici sono notevoli e mostrano quindi l'interesse attorno a questo device. Dopo questa esperienza chirurgica nel 52, vediamo come il first in man viene fatto nel 2007. Da lì vedete come numerosi altri studi più o meno grandi, il COSIRA che è un randomizzato, si avvicendano uno dopo l'altro. Questo è il first in man su 15 pazienti, per un follow up anche lungo fino a 3 anni, ha dimostrato di ridurre in maniera significativa le classi funzionali di angina. Erano tutte in CCS 3 e 4 e tutti i pazienti hanno ridotto la loro classe funzionale mantenendola anche a distanza di 3 anni. Questo è un piccolo studio solo che ha testato la sicurezza, diciamo, di questa procedura, la sicurezza del device. Quindi vedete come a 12 anni 7 pazienti seguiti in maniera particolare, nessuno ha dimostrato la frattura del dispositivo, le dislocazioni, la trombosi o la migrazione una volta impiantato efficacemente. Il primo grosso studio è lo studio randomizzato, il COSIRA, che qui vedete, erano 104 pazienti randomizzati in doppio cieco, per cui al 50% dei pazienti è stata fatta la procedura. E devo dire, soltanto due non si è riusciti ad impiantare il reducer per problemi di anatomia. Questo così è una notazione da fare, che esiste una piccola percentuale di seni coronari che hanno un'anatomia superiore, sono proprio piccolissimi, per cui in questi casi non può essere inserito il reducer. Nell'altro 50% di pazienti, questi pazienti venivano portati in embrione e veniva simulata la procedura. Erano tutti anche qui, come nel first in man, pazienti con angina stabile in una classe molto avanzata, 3 e 4. Una cosa da sottolineare, erano tutti pazienti con ischemia miocardica sul territorio della coronaria sinistra. E in tutti si erano vagliati tutti i tipi di rivascolarizzazione e la terapia medica che Fabrizio prima ha ben esposto era stata ottimalizzata. E si vede anche qui
che il passaggio in classi funzionali di angina più basse era statisticamente significativa e perdurava nel tempo. Così pure, questo è bello farlo vedere proprio perché è un grosso studio nostro italiano di Giannini, fatto appunto a San Raffaele, che fondamentalmente su 50 pazienti con angina refrattaria con classe funzionale da 2 a 4 ed evidenza ovviamente oggettiva di ischemia miocardica e terapia massimale, non più ormai ricandidabile a una rivascolarizzazione, venivano selezionati appunto a Reducel e venivano seguiti fino a 12 mesi. Ma oltre in questo studio italiano, oltre ad evidenziare come nei precedenti un miglioramento della classe funzionale, qui però vedete come si è testimoniato che vi è stato anche un miglioramento della terapia del paziente, cioè si sono ridotti fondamentalmente i farmaci antianginosi dei pazienti. Questo è uno studio iniziale che vuole dimostrare come esiste anche un riflesso sulla funzione sistolica, sia sistolica che diastolica, del ventricolo sinistro. Difficile ancora da spiegare il vero meccanismo, ma quindi oltre ad una riduzione dell'angina, un miglioramento della qualità di vita, questi primi studi iniziali dimostrano anche un miglioramento della funzionalità sistodiastolica del ventricolo sinistro. In ultimo, questo è proprio uno studio recentissimo, ha dimostrato, ci ha voluto capire forse quali erano i pazienti più idonei a Reducel. Vedete, 205 pazienti sono stati trattati, sono tutti stati trattati con Reducel. 102 erano pazienti trivasati al 40%, un 50% circa avevano lesioni complesse nonostante la rivascolarizzazione chirurgica. E in una buona fetta di questi pazienti vi era stata diagnosticata un'angina microvascolare. Invece dall'altra parte erano tutti pazienti con CTO, cioè con delle occlusioni croniche, 28% erano occlusioni croniche il cui trattamento curare era fallito nel 28%. Invece poi la maggior parte invece erano CTO che non erano state neanche approcciate percutaneamente perché reputate ad alto rischio. E qual è la novità? La novità sono tante, nel senso che questi sono pazienti seguiti fino a 6 mesi, anche qui vi è stato un miglioramento della classe funzionale fino a 6 mesi per entrambi i gruppi, ma il miglioramento maggiore è stato nei pazienti con CTO. Non solo. Un'altra novità, diciamo, era proprio questa, che i pazienti, ricordate nello studio nel COSIRO, si faceva molto riferimento a pazienti con ischemia perché provenivano dalla coronaria sinistra. Invece in questi casi, in questo studio è stato dimostrato che miglioravano anche i pazienti con CTO della corona destra, quindi con ischemia proveniente dalla corona destra. Devo fare un piccolo così. Il mio primo paziente con Reducel era un paziente con corona destra che non siamo riusciti a riaprirle in tutte le volte, che non facevi rivascolarizzare al chirurgo, ovviamente, anche a parte l'età del paziente, a cui abbiamo messo un Reducel. Io ricordo benissimo che vi era questa vena che tornava verso l'osso del seno coronarico e proprio c'era Giannini con me in sala, abbiamo messo il Reducel sempre lì nella landing zone distante, un centimetro e mezzo da questa vena di rientro sull'osso del seno coronarico, e Giannini disse vediamo, e questo paziente è stato un responsor, e quindi questo è un po' a suffragio di quello che dice questo studio. Quindi in conclusione sempre di più si hanno valori aggiunti scientifici, dimostrazioni di miglioramento sia della qualità di vita del paziente che della sua classe funzionale. Abbiamo uno studio randomizzato di confronto in doppio cieco, abbiamo questi confermi anche nel lungo termine, parliamo di follow-up anche a 12 anni, abbiamo le prime evidenze sul funzionamento anche ventricolare e probabilmente nello screening dei pazienti, anche pazienti complessi come quelli con CTO impraticabile, CTO ad altissimo rischio perché pazienti ad esempio con insufficienza renale importante, pazienti con importanti comorbidità possono anche giovare di questa
di questa opzione. In più, sembrerebbe che è stata sfatata anche l'ischemia proveniente dalla colonna piedestre. Sì, grazie Marco. Fabrizio, sulla base di quello che ci ha detto Marco, quindi abbiamo imparato che è una terapia, un device sicuro, ha cominciato ad avere dei dati molto promettenti in letteratura, quantomeno per i pazienti che sono refrattari a un trattamento farmacologico. Qual è il paziente che tu hai in mente che potrebbe giovarsi di un trattamento di questo tipo qui? Il paziente che hai visto nelle ultime settimane in una delle tue visite ambulatoriali o nel reparto, dove tutte le armi terapeutiche che abbiamo a disposizione non hanno dato i risultati che normalmente abbiamo, i risultati che ci aspettiamo, e per il quale hai necessità di un qualcosa da aggiungere a quello che è il completo scenario di armi terapeutiche che utilizziamo normalmente. Beh, il mio profilo di paziente io lo descrivo dal punto di vista clinico e lascio poi a Marco aspetti tecnici di eventuale inclusione ed esclusione. Il mio paziente chiaramente è un paziente che ha un quadro da definizione di angina refrattaria che può essere dovuta a una patologia coronarica di tipo ostruttivo non responsiva a procedure di rivascolarizzazione e a terapia farmacologica massimale, ma anche il paziente che ha un quadro di angina microvascolare o di angina vasospastica che non risponde ai trattamenti farmacologici, anche in questo caso massimali. Devono essere escluse ovviamente, e questo sarà Sandir, delle altre cause di angina potenzialmente correggibili, e credo sia importante nel momento in cui pensiamo ad un device anche in questo caso escludere dei pazienti che hanno una limitazione prognostica per comorbidità importanti. Questo secondo me è il profilo clinico di questo paziente che può essere candidato dal mio punto di vista e che io credo di poter indirizzare verso un trattamento di questo tipo. Marco, qual è il tipo di paziente che ti inviano in laboratorio? E l'altro messaggio da dare ai nostri colleghi non cardiologi interventisti, qual è il tipo di paziente che ha controindicazione a fare questo tipo di procedura, meglio che non può fare questo tipo di procedura? Partendo dalla seconda domanda, fondamentalmente chi non può fare questa procedura ha due problemi anatomici, o quello che dicevo prima, che si è visto sul braccio randomizzato a reducer del cosiro, è un'anatomia sfavorevole, sono rare, li ho visti, sono dei seni coronarici quasi abortiti, no? Dove il drenaggio venoso arriva separatamente in questo piccolo pool di sacco che fa il seno coronario. È ovvio che lì non puoi, proprio non hai lo spazio per impiantare il muso. E secondo me poi la seconda vera controindicazione, pazienti che hanno un terzo catetere, quelli che hanno un SD CRT, per cui non puoi andare a schiacciare questo elettrocardiogramma perché rischi la frattura. Viceversa, il contrario, puoi impiantare reduce senza diciamo limitare poi la possibilità a questo paziente di un metodo un CRT. Per quanto riguarda i pazienti ideali, sono un po' tutti i pazienti, a mio avviso, che veramente hanno in cui si riconosce un sintomo, in cui si è provata veramente si è ottimizzata una terapia medica. E che vi è e nel caso della dell'angiopatia microvascolare è stata dimostrata. E ritornando un po' alla prima tua domanda, in effetti quindi dovremmo un po' di più nei nostri cat lab allora saper, come dire, avere un know-how maggiore non solo sulla CFR ma sulla IMR, perché sono i due parametri che possono fare diagnosi, altrimenti dobbiamo, come dire, lasciare tutto a una scintigrafia miocardica. Quello che ho fatto io in questi pochi casi che ho fatto ultimamente. Grazie. Abbiamo visto quindi che si tratta di una terapia nuova, diffusa in molti laboratori di emodinamica, ma non in tutti. Una delle difficoltà che il cardiologo clinico può avere è quello di riferire il paziente nel posto giusto. Quindi la domanda che faccio ad entrambi, e immagino che abbiate una prospettiva leggermente diversa riguardo a questa considerazione, è la necessità o l'importanza o l'opportunità
di creare dei percorsi territoriali per indirizzare i pazienti con sindrome coronarica stabile, refrattaria, nei centri che possono fare questo tipo di intervento. E la seconda è quello di costituire nei nostri ospedali una angina team, quello che un po' abbiamo fatto per le malattie valvolari o anche per altri tipi di patologie, quindi mettere insieme più conoscenze per cercare di indirizzare il paziente a quello che è la terapia migliore per lui, la migliore personalizzazione della sua terapia, includendo in questo concetto di terapia tutti gli strumenti, compresi anche quelli non farmacologici. Fabrizio. Sì, allora, io credo, partirei un pochino più indietro. Credo che una base importante sia quella di implementare le conoscenze di questo sistema nell'ambito della cardiologia clinica. Questo credo che sia un presupposto importante. Ci devono essere ovviamente dei cath lab adeguati, quali secondo me devono essere inseriti nell'ambito di un team multidisciplinare. Questo è estremamente importante. I cardiologi clinici, soprattutto quelli ambulatoriali, devono sapere qual è la mappa dei centri possibili e quindi della possibilità di un spoke and hub, in questo caso presente, vicino a loro, al quale riferirsi, e credo che il passaggio più importante sia quello per i clinici di poter interagire in maniera fattiva con quello che è il cath lab e l'art team multidisciplinare, e che ci sia un confronto e una discussione nel singolo caso che può portare ad un percorso di miglioramento delle conoscenze e di individuazione dei pazienti ideali per entrambi. Io credo che questo sia un passaggio estremamente importante e credo che anche nell'indagine della Regione Lombardia sui 120 cardiologi ambulatoriali questo sia emerso, cioè ci vuole un confronto più continuativo tra queste due anime della cardiologia, quella clinica e quella interventistica. Sì, certamente, quello di fare network sicuramente è estremamente importante. L'altra cosa emersa dalle tue parole è fare cultura, cioè diffondere questo tipo di conoscenza, in modo che ognuno di noi soprattutto ognuno dei nostri pazienti abbia la possibilità di accedere al trattamento più adeguato. Marco, qual è il tuo punto di vista riguardo alla possibilità di creare un network per portare il paziente nel posto giusto? La possibilità è, come dicevate voi, è fare la formazione, è far conoscere questa possibilità. E quindi, come devo dire, ti dirò quello che farò a Siracusa, nel senso, così come ho fatto con la rete di infarto, se ho fatto con l'auricolo, allora è fare intanto formazione all'interno della mia stessa unità operativa, poi sulla rete che è fatta ospedaliera, che è fatta di altri tre centri SPOC, e poi sul territorio fare una si potrebbe partire facilmente facendo una survey, come sono stati gli studi, per conoscere il livello di conoscenza delle alternative e di come si trattano generalmente questi tipi di pazienti. Poi fare una formazione e quindi dire che esistono una volta screenato bene il paziente, e quindi comunque scrivere un percorso che deve fare questo paziente, proprio perché deve arrivare con un'indicazione ben precisa. Devono essere tentate tutte quelle strade. Quindi, come dicevate voi, l'ERTIM quale sarebbe? Tra il cardiologo clinico e lo stesso interventista che ha provato tutto, il cardiochirurgo che ha provato pure, il paziente che continua ad avere l'angina, allora la conoscenza di questa alternativa terapeutica e quindi la proposta. Grazie, provo a riassumere un po' quello che abbiamo detto in questa interessantissima chiacchierata. I pazienti con sindrome coronarica stabile sono una quota rilevante di quello che è lo scenario della cardiopatia ischemica, e sono in continuo aumento per tutta una serie di motivi, in particolare anche per l'aumento medio dell'età della popolazione. In particolare i pazienti affetti da questa malattia che non rispondono alla terapia, i pazienti affetti da una angina refrattaria sono una vera sfida
sia per i medici che per i sistemi sanitari nazionali, e soprattutto sono un grave disagio per i pazienti. Da qui l'importanza di una conoscenza di quelle che sono le terapie alternative, di tutte le forme di terapia che possono alleviare la sintomatologia di questi pazienti. Oggi abbiamo parlato di Neovascular Reducer, l'ultima terapia riconosciuta dalla Società Europea di Cardiologia nelle sue linee guida. Quindi abbiamo visto quelle che sono le evidenze a supporto dell'efficacia di questa terapia. Il messaggio finale credo che sia che dobbiamo alzare il nostro interesse su questo tipologia di pazienti, che sono comunque una quota notevole, cercando di definire dei percorsi dedicati, dei team multidisciplinari e soprattutto la diffusione culturale di questo tipo di malattia, della possibilità che sia trattata anche con tecniche non farmacologiche, e questo motivato dal cercare di migliorare la qualità di vita e l'outcome dei pazienti che noi trattiamo. Io ringrazio i nostri due ospiti, sia Fabrizio che Marco, perché il loro contributo è stato fondamentale, e saluto tutti.